quarta edizione della cena arancio organizzata da Divieto di Noia. Ancora una volta Savonera ospita Venaria. I colori di Venaria in questo meraviglioso campo sportivo della Chiesa del Sacro Cuore, anche perché si unisce la cena arancio con la festa patronale del Sacro Cuore. Siamo con la presidente di Divieto di Noia ed organizzatrice della quarta edizione, Marilena Cuna. Siamo molto contenti perché in pochissimo tempo siamo riusciti a organizzare questa quarta edizione in una maniera sorprendente. E abbiamo fatto sold out e questo campo si è trasformato come in una location meravigliosa e bellissima. Siamo contenti di questa festa quartieri riuniti perché è un po' il simbolo della festa, quello di unire gente di quartieri o anche paesi diversi. Infatti qua c'è gente di Torino, ma qualcuno anche dalla Basilicata, che sono venuti qua ospiti e hanno voluto partecipare a questa bellissima festa. Un momento di particolare unione tra le due città, appunto Venaria e Collegno, un momento anche per cercare di condividere uno spazio comunque del comune di Collegno insieme per provare a trascorrere una serata tematica come appunto questa cena in arancio, e sicuramente una buona occasione anche per rivedersi all'interno di due comuni diversi, però sul territorio di Collegno, certo. E proprio questo è il significato di questa festa, come di tutte quelle che sono state già fatte qua sul territorio di Savonera Venaria, quella di condividere momenti e figure e associazioni diverse che operano sul territorio. Le due città, diciamo, pezzo di Collegno che è Savonera e Venaria, hanno una storia di esperienze insieme e di servizi insieme. Voglio ricordare che qui, proprio queste due zone, con questa zona ovest della città metropolitana, condivideranno a breve, speriamo veramente brevissimo anche, un importantissimo polo sanitario di cui è prevista l'apertura in tempi non troppo lontani. Quindi, come dire, pensare insieme, lavorare insieme, ma anche divertirsi, costruire dei momenti insieme belli. Anche le scuole di questo territorio sono vissute e utilizzate da residenti sia di Savonera che di Venaria. Quindi, insomma, noi siamo per una città e per un mondo senza muri, ma in cui tutti quanti possano trovare un momento di gioia e di star bene insieme. Noi vogliamo ringraziare moltissimo il Comitato di Quartiere, la nostra Proloco di Venaria Altesano, che sono stati veramente incisivi perché hanno dato un supporto logistico importante, e anche il Comitato Parrocchiale, che ci ha accolto, anche se noi gli abbiamo stravolto un pochino i piani, però stasera parla da solo di questa bellissima festa, per cui siamo contenti, siamo soddisfatti e ci auguriamo di poter ospitare noi una volta Savonera Venaria. 2 anni fa abbiamo conosciuto questo gruppo bellissimo, meraviglioso, e siamo molto contenti proprio di questo gemellaggio. Infatti il nostro auspicio è quello di che continui e magari si ampli anche un po' di più con i paesi confinanti. È vero, è soddisfatto lui, ma siamo soddisfatti noi di questa accoglienza, veramente siamo contentissimi.